Dall'11 luglio al 1 agosto a Montepulciano si svolge l'ormai tradizionale cantiere internazionale d'arte, giunto quest'anno al traguardo della quarantesima edizione. Opera lirica, concerti sinfonici e cameristici, danza contemporanea, teatro, jazz e concerti di mezzanotte. 52 appuntamenti dislocati su 8 centri delle terre di Siena nell'arco di 22 giorni con oltre 400 artisti coinvolti. Filo conduttore, un tema ambizioso. Terra, guerra e pace. Non mancheranno infatti momenti di riflessione sui conflitti mondiali, come lo spettacolo Il 31 luglio Un paese che non c'è, dedicato al popolo curdo. Dal 17 al 19 luglio sarà invece la volta di una prima mondiale, l'opera lirica Idroscalo Pasolini, nel quarantesimo anniversario della sua morte. Insomma, fino al primo di agosto il cantiere sarà l'evento culturale più importante della provincia di Siena, dato che oltre che a Montepulciano, dove è nato, gli eventi si svolgeranno anche nei borghi di Cetona, Chianciano Terme, San Casciano dei Bagni, Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena e Trequanda. E poi l'evento straordinario a Siena in Piazza del Campo il 2 agosto. Per il programma completo potete consultare il sito www.fondazionecantiere.it.